Ciao a tutte, bentrovate e bentornate al mio canale. Facciamo qualche esercizio di yoga facciale, vi va insieme? Allora, una cosa importante per fare lo yoga facciale, le mani devono avere le unghie corte. Mi dispiace, non potete fare lo yoga facciale con gli artigli perché vi fate male, non potete, cioè non è proprio il caso. Lo yoga si fa con i polpastrelli. Allora, che cosa vogliamo fare oggi? Io mi guardo lì, che lì ho il mio specchio, qui c'è lo specchio del cellulare. Dunque, mi metto un po' di crema nel viso, non l'olio perché mi sto per truccare e l'olio non va bene, quindi stavolta uso la crema e è anche una crema che non è particolarmente grassa, ma giusto per farvi vedere che si può utilizzare anche la crema. Io mi sono appena fatta i capelli e vi ho anche realizzato un video, mo mi sporcherò tutta. Allora, concentriamoci sul viso. Oggi facciamo poco collo, ma comunque facciamo il mento, dai, il mento lo facciamo. Vi faccio vedere qualche esercizio proprio di base che voi potete fare quando vi mettete, ad esempio, la vostra crema al mattino o l'olio al mattino. Ok, allora lavoriamo con i pollici e le dita ad uncino, prima così. Cercate di fare qualche bella pressione. Mi raccomando, quando fate queste cose, non state incazzate, per favore, perché vi fate male alla cervicale. Questo è un lifting piuttosto energico. Ve l'ho già fatto vedere diverse volte. Fa benissimo a definire la linea mandibolare. Quindi questo a chi serve? A tutte, ma soprattutto a chi comincia ad avere i doppiamenti, questa parte qui che anche io purtroppo comincio ad averla, che si crea un po' di lassità, ecco, dei muscoli che stanno qui sotto. Ok, poi se vi va fate anche l'orologio con la lingua dentro. Cinque da una parte, cinque dall'altra. Sarebbe questo esercizio, però lo fate con la lingua dentro. Lavorare con la lingua vi riattiva tantissimo la muscolatura che sta sotto al sottomento, sotto al doppio mento. Ok, adesso che cosa vogliamo fare? Facciamo un po' di cicca di guance. Vi accorgerete, man mano che andrete avanti, che diventerete più abili, più brave, più confidenti in voi stesse, quanto prodotto consumate. È un bel metodo quello dello yoga facciale per smaltire i prodotti. Avete 5 creme aperte che nessuna vi piace, nessuna vi soddisfa? Fateci massaggi al viso, almeno lo usate. Certo, se sono andate a male, no, ragazze, se sono scadute, no. Sempre con le nocche, facciamo qua la fronte. E con un pollice lavoriamo con dei flick flick, non saprei come chiamarveli, sulle 11 lines. Cioè, sono queste rughe che stanno qui, le 11 lines, appunto 11. Io lavoro di più su quella che ho, che ce l'ho da una parte. Se ce l'avete da tutte e due le parti, lavorate in contemporanea. Potete anche alternare se vi stancate. Quanto più lo fate, meglio è. Vi voglio far vedere un esercizio per risollevare la punta del natisino, così sapete che con il passare degli anni ci sono due cose che, oltre al viso che cade tutto, e vabbè, però nel viso in particolare, i lineamenti, in particolare nel nostro viso, il naso si dice che continua a crescere, non è che cresce,
Il naso ha la cartilagine, quindi la cartilagine non è un osso, no, vero e proprio, e quindi tende con la forza di gravità a abbassarsi. Allora fate questo, lo risollevate così. Ogni giorno fatene un po', quanti ve ne pare, quanti ne volete voi. Un giorno vi farò uno di questi video in cui non parlo, vi metto una musica rilassante sotto, vi metto i sottotitoli e così mi seguite così. Ora, schiaffetti. Vedete anche sentirli un po', eh? Più ne fate, meglio è, e pizzicatevi. Se avete la pelle molto sensibile, state attenti, eh. Io una volta ho seguito un tutorial di una famosissima trainer che c'era andata un po', non voglio dire il nome, non c'era andata un po' giù pesante con questo esercizio. Io l'ho fatto con tanta energia. Mi sono venuti i lividi e io non ho la pelle molto sensibile, quindi fate attenzione, dovete dare dei pizzicotti e sollevare un po' la pelle cercando di prendere non solo la pelle ma anche lo strato che è sotto e anche il muscolo. Questo a cosa serve? A riattivare la circolazione sanguigna, quindi portare più ossigeno alla pelle, a esercitare il muscolo. E che quindi si gonfia e quindi a ringiovanire tutto sommato. Voi con la ginnastica facciale non è che eliminate le rughe del tutto, cioè io ho delle rughe nasolabiali abbastanza evidenti, mi sono dimagrita molto a dispetto di quello che dicono gli haters. Io non ho fatto nulla al mio viso e ora che sto facendo delle manipolazioni sul viso con voi, immagino che si veda, no? E mi sono molto svuotata e quindi queste, con il passare degli anni, con un dimagrimento che ho avuto qualche anno fa dovuto allo stress, purtroppo quando ci si dimagrisce a una certa età i segni si vedono, infatti dovreste cercare di evitare di ingrassare e dimagrire in modo repentino, ma io vi parlo di un paio di chili per quanto riguarda il mio caso, ma che comunque si vedono, si sono visti, e quindi le rughe nasolabiali è difficile che vadano via, però questo comunque sia aiuta moltissimo. Facciamo un po' di labbra. Ok, finiamo con un massaggio alle ghiandole linfatiche. In questo caso dovete utilizzare il tocco di piuma, la feather touch si chiama così, cioè per le ghiandole linfatiche e nel caso in cui vogliate drenare, quindi aiutarvi con il massaggio drenante, linfodrenante, dovete essere molto molto leggere perché le ghiandole qui ce ne sono moltissime, moltissimi linfonodi, moltissime ghiandole linfatiche, sono appena appena sotto la pelle e quindi non serve fare molta molta pressione, anzi per eliminare e rimuovere l'eccesso di liquidi e di tossine dovete fare piano. Poi arrivate qui. In questo punto e fate così. E poi per finire datevi delle carezzine. Se avete mal di testa, fatevi questo massaggio alle tempie.
Questo ad esempio prima di andare a dormire fa benissimo. Grazie, al prossimo video, ciao!